8.000 libri e DVD pronti a tornare a casa sugli scaffali della Passerini Landi. Stamattina la Biblioteca Comunale di Piacenza ha riaperto le porte dopo il lungo stop dettato dall'emergenza coronavirus. Sportaggi attivi dalle ore 10 alle 14 e così nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 maggio per consentire ai cittadini di restituire le opere letterarie e i prodotti audiovisivi che avevano in casa ormai da mesi. Devo restituire una guida di Barcellona da... che avevo ritirato... A... A... A febbraio, prima che ci fosse la chiusura, mi piace informarmi sui viaggi. Più che romanzi o altre cose, guardo più libri di viaggi. Devo consegnare tre DVD che ho preso tre mesi fa, più o meno, prima della pandemia e no, ormai stavano muffendo in casa pieni di polvere. Che titoli sono? Un film di guerra, La Grande Uno Rossa, The King of New York, un film di mafia e Country Strong. All'ingresso gli utenti devono rispettare un percorso preciso, ingressi singoli con la mascherina e dopo aver igienizzato le mani, un iter che in un certo senso vale anche per i libri. C'è la quarantena anche per i libri, noi ci siamo attenuti alle disposizioni emanate dal... Ministero e confermate dall'Istituto dei Beni Culturali, della Direzione Generale della Sanità della Regione, per cui i libri, una volta rientrati, prima di essere riposti a scaffale e eventualmente prestati di nuovo, vanno tenuti per un certo numero di giorni in quarantena. Noi abbiamo deciso di tenerli in quarantena per 10 giorni perché i nostri libri, i nostri DVD sono tutti ricoperti da materiale plastico. Tre giorni per la restituzione e poi da lunedì come sarà organizzata la biblioteca? Già da oggi abbiamo iniziato a prendere le prenotazioni, sia tramite telefono che tramite posta elettronica, dei libri richiesti in prestito, poi da lunedì dalle 10 alle 14, dal lunedì al sabato, eh, le persone tramite appuntamento verranno qui, a Grasso 12 e 14 anche per i libri della Giama Guissola, e quindi si rivolgeranno poi al bancone, noi nel frattempo avremo già preparato tutto il materiale richiesto, quindi non dovremmo fare altro che chiedere il nome e consegnare i libri richiesti.